Io ho avuto ben due episodi di cancro, di tumore. Il primo risale dal 1999-2000 e si trattò in quella circostanza di un carcinoma alle corde vocali. Il secondo, diciamo, una recidiva nel 2012. In quel caso fu un cancro paralaringe, squamoso paralaringe. Ebbene, i sintomi nel primo episodio fu un abbassamento del tono della voce e quindi questo mi fece stare, diciamo, non troppo in allarme all'inizio, ma il protrarsi di questo abbassamento della voce poi mi fece fare una serie di controlli che portarono poi alla diagnosi. Nel secondo episodio, nel 2012, si trattò invece di un po' di difficoltà di deglutizione e spesso degli accessi di tosse. Questi sono stati i sintomi dei due episodi. Ma molto vagamente, sostanzialmente, era un universo che mi era completamente sconosciuto, no, fondamentalmente no. Penso molto importante, anche se nel primo episodio perdemmo parecchio tempo con delle cure che non avevano niente a che fare con quella che poi si sarebbe dimostrata essere la diagnosi, perché insomma, altrimenti sono, questo mi è stato detto dai medici, la malattia sarebbe stata ancora più incisiva, più insidiosa e più, diciamo, e più difficilmente curabile. No? La diagnosi precoce è stata determinante, assolutamente. È stato il tono della mia voce che ha insospettito un otorino a Roma del Fate Bene Fratelli, che mi ha fatto fare una laringoscopia, e da quell'esame si è capito che era il caso che facessi ulteriori approfondimenti, e dopo una settimana mi sono operato. Intanto, ovviamente, di fare questi accertamenti in maniera tempestiva, nel mio caso, anche a livello di controlli con medici otorini o comunque sia con specialisti nel campo privato, perché purtroppo questo spesso accade quando uno affretta, diciamo, a sospetti, eccetera, di fare possibilmente più di un accertamento e di confrontare i risultati degli accertamenti dal punto di vista sia della maggiore o minore importanza del centro di cura, eccetera, e poi sostanzialmente non fermarsi al primo accertamento, assolutamente, perché poi dal punto di vista operatorio, chirurgico, eccetera, scegliere successivamente a questi accertamenti insieme con i medici una strada terapeutica piuttosto che un'altra è determinante. Nel mio caso è stato determinante scegliere di fare l'operazione direttamente di laringectomia totale nel 2012 anziché mettermi nella strada di fare prima la radioterapia, sperando che con questa metodica il problema si sarebbe risolto. Quindi fare, confrontare, avere pazienza e essere efficaci, però fare subito più di un accertamento diagnostico. Sì, perché sempre insieme con AILAR, l'associazione dei laringectomizzati, da cui sono socio nel 2012, conosco questa campagna Make Sense e ho partecipato a tutte le edizioni a partire da 3 anni fa. In particolare, poi 3 anni fa a Roma sono stato anche, come dire,
testimonial di questa campagna a Roma, da Piazza del Popolo, con altri miei, diciamo, amici e compagni di malattia e di cura, e poi partecipai anche alla conferenza stampa che ci fu in Senato per il lancio della campagna. Quindi conosco bene la Make Sense come campaign e poi ritengo molto, ma molto utile pubblicizzare la possibilità il più possibile di fare controlli gratuiti in una serie di ospedali in tutta Italia per chi avesse qualche sospetto, qualche timore di avere tutta una serie di sintomi che nella campagna sono chiaramente indicati.